Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui Gesù sarebbe stato tolto dal mondo, egli si diresse decisamente verso Gerusalemme e mandò avanti dei messaggeri. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per fare i preparativi per lui. Ma essi non vollero riceverlo, perché era diretto verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Ma Gesù si voltò e li rimproverò. E si avviarono verso un altro villaggio. Mentre andavano per la strada, un tale gli disse: ti seguirò dovunque tu vada. Gesù gli rispose: le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. A un altro disse: seguimi. E costui rispose: Signore, concedimi di andare a seppellire prima mio padre. Gesù replicò: lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu vai e annunzia il regno di Dio. Un altro disse: ti seguirò, Signore, ma prima lascia che mi congedi da quelli di casa. Ma Gesù gli rispose: nessuno che ha messo mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Voi non lo sentite, ma io sì, perché queste ragazze sono in chiesa da stamattina alle 8:30 e hanno sentito già due prediche e poi ora stanno dicendo una parola, e 40. Sì, perché in Toscana non sapete cosa vuol dire. Vuol dire, insomma, ci hai stufato. Infatti quando si dice e 40, come dire, sei arrivato proprio al massimo. E guarda un po', sono 40 anche gli anni che io sono prete, quindi dovrei averli anche stufato. Però mi dispiace, siccome preti ce ne pochi, bisogna che badatiate a reggere ancora, non so quanti anni, la presenza e la figura del vostro prete. Ecco, noi stamattina, la liturgia di oggi, io dicevo dentro di me, ma guarda un poco, la liturgia di stamani sembra proprio costruita apposta, fatta apposta. Se avessero dato l'incarico a un liturgo proprio di mettere insieme una liturgia per un 40° di sacerdozio o un 25° di sacerdozio o per l'ordinazione sacerdotale oppure per un 50° di sacerdozio, non potevano trovare delle migliori letture e degli inizi così. Intanto incomincia, l'avete sentito da voi, acclamate Dio con voce di giubilo, alleluia, cioè a dire battete le mani. E infatti che è successo, stamattina sono entrato in chiesa a Bolognano e a un tratto hanno cominciato a battere le mani. Ho detto: ma guarda, sembra proprio che abbiano preso la lettera, il testo con cui inizia la santa liturgia, battete le mani, no? E gridate con voce di giubilo. Quasi è la gioia di oggi, perché siamo insieme, è una gioia anche per me, non crediate, non solo mi fate festa, ma far festa ha un altro significato, qualche volta facciamo qualche festa. Perché far festa uno vuol dire anche liquidarlo, quindi io non voglio essere liquidato. Quindi facciamo piuttosto la festa tra noi e festeggiamo proprio il prete, il sacerdote e soprattutto la nostra parrocchia. Perché io, quando ho deciso di fare questa festa, ho avuto in animo questo, non tanto esaltare la persona, non tanto esaltare il sacerdote, che giustamente dopo tanti anni un po' di merito l'ha fatta anche lui, no? Sì, tanti difetti, tante mancanze, ma nello stesso tempo anche lì per sbaglio qualche cosa buona l'avrà fatta, e quindi in 40 anni ha sommato qualche cosa di buono e verrà anche un libricino, tanto è vero che è stato scritto anche il libricino della storia della nostra parrocchia, un piccolo libro dove ci sono un po' di ciaccole. Eh sì, mi piace ciaccolare, siccome questi giorni ho visto continuamente ciaccolare e quando mi avvicinavo a qui con i gruppi non c'era verso di sapere che cosa dicevano e non mi è riuscito di estorcere nulla da nessuno, anche se qualcuno aveva proprio il desiderio di dirmelo, ma poi a un certo momento ha avuto un senso di rimorso e ha detto no. E per cui per me è tutta una novità, tutta, anzi mi servono detto: ragazzi, chi è quella spia che gli ha detto che noi non abbiamo soldi? Cioè non è vero, noi ne abbiamo anche troppi.
quindi erano tutti presi e tutti vi siete interessati per fare questa festa. Ma attenzione, attenzione, guardate che io vorrei avere il tempo così brevemente, anche se tanti pensieri mi vengono alla mente, mi vengono nel cuore, tanti pensieri, tanti sentimenti, vorrei potervi dire attraverso quelle letture che abbiamo ascoltato qualche cosa di soprannaturale e di spirituale. Per esempio, la prima lettura, sapete che cosa mi ha colpito? Mi ha colpito la figura di Elia, il quale passa attraverso i campi, vede Eliseo che sta lì a arare il campo e gli prende il suo mantello e glielo butta addosso. E mi sembra di vederlo, scusatemi, è così con i miei occhi, con la mia fantasia. Il vecchio Elia, il giovane Eliseo che sta arando con i buoi lì nel campo, e questo mantello che vola e si va a posare sulle spalle di lui, di Eliseo. Ma un po' di questo spirito disse che da quel momento lo spirito di Elia era entrato proprio nell'animo, nel cuore di Eliseo. Ho avuto anch'io il mantello, me l'hanno buttato addosso e sono diventato sacerdote. Ma sapete che c'è stato anche delle figure di Elia che hanno aiutato me. Intanto la vocazione è un dono di Dio, è chiaro che Dio chiama. Un giorno il Signore dice: segui, e questa voce tu la senti così improvvisamente dentro il cuore, dice: ma che anche lei ha delle visioni? O no, sono un razionalista, io mi difendo sempre con i ragazzi dicendo: io sono un razionalista, a me piace prima di tutto l'intelligenza e poi la fede agganciata alla mia povera intelligenza. Perché non credo a tanti sentimentalismi religiosi, io credo a quella religione che parte da ragione. Dio ci ha fatto essere intelligenti, dotati di ragione, e quindi non dobbiamo mai friggere il nostro cervello, assolutamente. Nemmeno la fede è contraria alla nostra ragione, anzi, vi dico che la nostra fede si innesta veramente alla nostra ragione umana. Dio ci ha fatto uomini intelligenti e ci dà la grazia proprio perché siamo uomini intelligenti. Quando noi studiavamo il trattato sulla grazia ci dicevano, ed era vero, che la grazia non la può dare Dio a una pietra, non la può dare nemmeno a un albero, perché non sono dotati di intelligenza. Soltanto gli angeli e soltanto gli uomini razionali possono avere questo dono della grazia divina. Allora vedete che Dio rispetta la nostra intelligenza come rispetta la nostra natura. Ed ecco che Dio però ci chiama: vieni, seguimi. Dice: ma ci dica la verità, ma come gli è nata la voglia di farsi prendere? Non lo so, miei cari, perché, non perché non me lo ricordi, ma perché è una cosa misteriosa. Certo, un po' di ragionamento lo faccio anch'io, dicendo: ma come mai mi è venuto il desiderio di farmi prendere? Ieri sera mi divertivo a dire: qualche cosa si doveva vedere che dovevo fare il prendere. Intanto, per esempio, tra i giochi che facevo c'era sempre gli attacchini. Con i rocchetti vuotati si faceva i candelieri, poi sopra si rubava delle piccole candele in chiesa e si mettevano, poi addirittura si era fatto anche un reliquiario, e sapete cosa ci si metteva? Ci si metteva degli uccellini morti e dentro si facevano le nostre reliquie. Quindi pensate un po', giochi da ragazzi, giochi strambi, giochi assurdi. C'è un mio amico che oggi si trova all'opposto della nostra, Carlino si chiamava, no? Anche lui faceva tutti questi scherzi, poi ci si metteva, lui non è diventato sacerdote, altri invece sono diventati come me sacerdoti. Certo, è molto vago, no? Che uno faccia gli altarini e che poi diventi prete, dice, ma insomma è una cosa molto meschina. C'è un'altra cosa che mi ricordo e che mi viene in mente, sapete qual è? Avevo voglia di predicare. Fino da ragazzo mi piaceva predicare, e questo vizio non l'ha perso, questo vizio non l'ha perso, sia tranquillo. Tanto è vero che la domenica sera, dopo, quando si riunivano le nostre famiglie, la zia con la figliola e il marito in casa nostra, con i nonni, eccetera, i fratelli e tutto, io, così all'improvviso, perché facevo ridere, prendevo una sedia e mi mettevo ritto e cominciavo a spropositare, non so che cosa dice ancora, dice, non è che lei sa sempre quello che dice, ve lo dicono dopo, dice tante, ma anche delle birbonate qualche volta, e qualche volta nel parlare si impappina, dice una cosa per un'altra, vabbè, insomma, ma questo è importante. Cosicché, ecco, cosa dicevo, non lo so. Tanto è vero che alla fine, tutte le domeniche, si finiva che ne buscavo perché avevo sempre voglia di predicare. Poi si faceva una gran confusione e allora veniva fuori questo detto: qui o ci scappa un avvocato o un prete. E l'avvocato non è scappato perché sei stato l'avvocato delle cause perse. Ci è scappato il prete per vostra consolazione, no, per vostra pazienza. Le prediche ve le dovete dormire perché è una vecchia mania da bimbo che avevo nel cuore e ora mi voglio sfogare a predicare. Predicare che cosa? Predicare
perché predicare vuol dire avere qualcosa da annunziare, e qualcuno me l'ha messo nel cuore qualcosa da annunziare. Per esempio, io a 40 anni di distanza devo ricordare alcune figure che mi sono state vicine e che mi hanno aiutato a diventare prete. Per esempio, una sorina. Qualcuno ride e dice, mamma mia, come? Anche le suore gli hanno voluto bene, lei che è così uno spaccio e che qualche volta fa delle mossacce, anche le sorine, certo, quella sorina di cui ho ancora la fotografia con tutti i miei compagni di scuola, che eravamo alla scuola materna, all'asino, no? Allora si diceva, suora Ausilia, sì, quella sorina lì ha segnato un pochino nella vita, perché c'è stato tre momenti nella vita, quando sono andato all'asilo, poi quando sono andato in seminario, era andata via dal paese e la ritrovai la mattina stessa che io entravo in seminario, a strada in Casentino, quando scesi dalla macchina, si vide due suore stimatine e da lontano riconobbi suora Ausilia, tant'è vero venne incontro e gli dissi, suora Ausilia, io vado in seminario perché voglio diventare prete, e lei con due lacrimucce agli occhi forse ripensava a quel ragazzino a cui aveva pulito il naso, che aveva portato in bagno. E quel bambino, ora se lo ritrovavo, un ragazzetto pronto a entrare in seminario, con un po' di tremaretta in corpo e con tanta nostalgia, perché i preti dice che non hanno cuore, no, gliel'ha mangiato la civetta il cuore, non è mica vero, sa. Sapete che me lo mangia il cuore, questi ragazzacci, coloro sì che me lo mangiano il cuore, perché questi ragazzacci mi hanno rubato il cuore, e si vede, forse anche voi fate qualche malignità viene su, no, a parlare, e fra le malignità che potete dire c'è anche questa, ma non si riconosce, ma non è per il prete strano, si è trovato, ora poi da invecchiare e sta peggiorando, peggiora perché ora ha preso anche le fissazioni, c'è l'arteriosclerosi, anche lui, si vede, c'ha delle manine, ieri sera c'era il mio Fabio e gli dicevo, Fabio, bisognerà che tu ti guardi un pochino da capo, vieni, perché non sempre, ora le cose ruzzolano secondo il procedimento e il piacere. Ora non vorrei che credesse che io sto male, sto mica male, sa. Ero stanco ieri sera, Fabio, te lo dico, ero stanco. Ho dormito poco perché ero stanco. E poi indovinavo il tempo, quindi ora è piovuto, allora ora mi sta passando. E poi ci sarà anche lui, tra le vicine farà passare anche quello che c'è, che ci rimane. Ma dicevo, vedete, tutte queste figure sono figure importanti nella vita di un uomo, perché noi non ci si pensa, anche voi siete stati, forse dalle suore, anche voi avete avvicinato qualche prete, avete avvicinato qualche creatura, e forse va parlato del Signore, poi si dimenticano tutte queste cose, ma quando si arriva a una certa età, che sa i capelli bianchi, allora si rimembra e si ripensa e si dice, ma guarda, suora Ausilia, c'ha. E poi un'altra sorina, un'altra suora in seminario, quale? Suora Anna. Era vecchia ai miei tempi, è morta vecchissima, oh quante volte ci ha rammendato la tonaca, allora portavamo da parlare, no, quante volte ci ha rammendato i calzini, lei non faceva che questo in seminario, ci pensava 120 ragazzi, quanti calzini, tutte le settimane ci riportavano in bucato, pulito, stirato, e lei, certo, sembra che questi non facciano nulla, però sono le creature che tanto segnato da, ma quelli che ti ha dato la spinta per il premio, cioè, in seminario chi è stato? E certo, è stato qualcuno, è stato prima di tutto Monsignore Vici, il mio proposto. È un uomo originale, era un uomo strano, sicuramente. Intanto io ero il cocchino di Monsignor Vici, ma questa è una cosa un po' preoccupante, perché molti preti hanno avuto proprio delle simpatie particolari nei miei riguardi. Per esempio, io ero ragazzotto di 7-8 anni, quando il proposto, 10 anni, quando il proposto mise gli occhi su di me e mi disse, perché non vieni anche tu a scuola da me? E io finì le classi elementari e poi andavo a scuola da Monsignor Vici. Che buriana che era quella povera casa, a Figline Valdarno. Pensate, una ventina, 25, 30 ragazzi, tutte le mattine dall'8 all'8 alla sera, si stava lì in casa del proposto. Io non so come facevo a sedere, perché venivano delle persone di fuori, venivano i carabinieri, veniva il pretore, venivano le personalità, i dottori, e che ci trovavano? Il proposito era qua, ora là, trovavano tutti questi ragazzi nelle stanze, che ridevano, che scherzavano, e poi a un certo momento per sfogarsi bisognava pure giocare, e lì dove si andava a giocare? Nella terrazza, se voi andate a Figline c'è la terrazza dove sotto c'è la farmacia Bernardi,
sopra c'è la terrazza dei Provoli. Mamma mia, si fernava sempre con i ginocchi rossi, con i pantaloni tutti di cinapesi, erano i mattoni che si consumavano e di sotto cascavano i palloni e entravano in barre, allora si chiamava il caffè greco, poi cambiarono nome, lo diventarono il caffè Italia, perché il fascismo era la guerra, non si poteva più chiamare greco, perché sarebbe in guerra contro... Tutte queste birbonate, e noi ragazzi lì, e Monsignor Vici, un giorno, quando fu il momento, mi disse, allora guarda, tu sei il custode della chiesa e tu sei il custode di questa casa. E io dicevo, e ti dava i soldi per fare la spesa, io devo pensare, e per ricevere le persone e fare... Ve lo immaginate, io a ricevere le persone? Sì, perché ero un ragazzino buono. Oddio, delle mie perdonate, l'ho fatto anch'io. Perché non è che il Signore va a scegliersi prete fra le persone più sante o fra le persone più perfette. Ti sceglie una persona perché gli dice vieni, seguimi. Semmai tu dovrai diventare dopo sacerdote, prete e ministro di Dio, più perfetto e più buono. Ma a quelli da lì sei un ragazzo che le combina di tutti i colori, un ragazzo che le fa di tutti i colori. Ecco, però quella figura lì ha inciso nella mia vita, perché proprio lui ha dato il primo indirizzo, ha dato la prima traccia di quello che è il cammino della mia esistenza di sacerdote. E poi un altro, quando sono arrivato verso 17-18 anni, il proposto era malato, era andato via dalla parrocchia, aveva dovuto abbandonare la sua parrocchia, e allora avevo bisogno di un sacerdote per parlare tanti problemi, i giovani, no? Ecco perché i giovani non si sa che cosa portano dentro il cuore, sono ragazzi con i loro problemi, voi fate bene qualche volta arrabbiati con i genitori, ma tante volte non si capisce i problemi che ci sono, che sono di natura morale, che sono qualche volta di natura affettiva, hanno bisogno qualche volta di uno schiaffetto, di un buffetto, come si dice, hanno bisogno di una strapazzata, hanno bisogno di sentirsi la mano del prete che gli arruffa i capelli o forse gli stringe forte forte senza dirgli nulla, perché fare più tante volte un gesto che 100 milioni di parole, capito? E proprio quello lì io avevo bisogno come questi ragazzi. E andai a cercare questo prete, il quale mi disse subito, immediatamente, ma sai, occhi neri mi chiamava, senti, occhi di carbone, senti, se tu vuoi, puoi venire da me e passare le vacanze a San Martino a Toretti. Quante volte ci sono ritornato, ci ho forato anche con la Vespina, perché ero andato da Messolo, quante volte ci sono ritornato a vedere quella chiesa, a rivedere tutto l'ambiente, perché lì ci sono stato 7 anni con questo sacerdote. Oggi tutti dicono che era una figura eminente di sacerdote, se voi guardate la storia del seminario, la storia della diocesi, c'è proprio la figura di questo prete, di Monsignor Vici e anche di Don Luigi Donati. Era un uomo che aveva gli occhi storti, ma ci vedeva tanto diritto, ci vedeva tanto diritto, e qualche volta non sapevi dove guardava, ma vedeva bene e ti scrutava dentro il cuore. E a queste due figure io devo prima di tutto la libertà di spirito, quella vera religione che sta nelle cose serie. Io qui avrei bisogno di dire ai miei ragazzi, e glielo dico tante volte, la religione non è in tante manifestazioni esteriori, la religione è qualcosa che parte di dentro. Ed ecco il messaggio che si trova nella seconda lettura, nella lettera ai Galati: voi siete liberi perché Cristo vi ha liberato. Questo è importante, una religione che fa liberi. Io ringrazio Dio di aver trovato Cristo, perché Cristo mi ha liberato prima di tutto dai miei peccati, da tutte le mie paure, da quello che è il senso della paura della morte, dal mistero che ci circonda, da tutte quelle che sono le nostre preoccupazioni terrene, perché io trovo in Cristo la soluzione di tutti gli enigmi umani. I misteri cristiani, dico con Blondin, questo grande filosofo cristiano del nostro tempo, risolvono i misteri cristiani gli enigmi della vita. Proprio tutti gli enigmi della vita vengono risolti attraverso i misteri del nostro Signore Gesù. E quindi vi cercate Cristo che vi fa vivere, che vi libera da ogni paura, da ogni superstizione, che vi dà il senso genuino della vera religione cristiana, perché questo è quello che conta. E soprattutto vi dà un altro messaggio, il messaggio del servizio. Vogliatevi bene e servitevi gli uni gli altri. È quello che c'è scritto ancora nella lettera ai Galati. Miei cari, ma cosa vuol dire servire? Servire vuol dire anche far da mangiare ai ragazzi, davvero, e vuol dire anche fare un sacrificio, lo so. Questo l'abbiamo scelto, no? Abbiamo detto di fare così, abbiamo detto vogliamo fare in questo modo, e noi con spirito di sacrificio dobbiamo farlo. Ora venerdì ci ritroviamo, ci dobbiamo parlare nella nostra riunione parrocchiale di tutti i nostri problemi, e li metteremo tutti sul tappeto, ma non per fare polemiche, ma perché con semplicità d'affetto, con grande carità e con grande fraternità possiamo dire questi sono i problemi che noi stiamo affrontando.
certo, delle cose belle, chi arriva qui le vede. Veramente questa chiesa non sembra più nemmeno la stessa. Tre anni fa non era in queste condizioni. Volevano farti il regalo anche di tutto il pavimento. E lo farete la prossima settimana. L'essenziale è non fermarsi, Non mettete mica il freno, scacciate i freni, perché i freni non si possono mettere. Dice, ma il priore deve avere dei soldi. No, non ho nulla. Ho tanti amici. E mi piace una volta, e ho sentito una bella predica fatta da padre Lombardi, che iniziò proprio così. Ho tanti amici là, e per la dica anch'io, ho tanti amici, dove c'è gli altri, si va a sentire. No, no, sceglio io, ho tanti amici là, dovunque e dappertutto, anche fra voi. Infatti è grazie a voi, grazie a tutto il vostro sacrificio, al vostro impegno, alla generosità di tutti, se si è potuto fare queste cose, si sono potuto fare le stanze, se oggi, dice il priore, come fa la festa oggi? Ce la vuol dire un pochino, ma noi ce lo dica come si fa la festa. Ve lo dico subito, la festa si fa così. Ora noi, voi vi si manda tutto a casa, gli altri, i giovani, rimangono qui e si mangia tutti insieme. Dice, ma che avranno fatto? Non vi preoccupate, hanno pensato bene, si sono preoccupati di provvedere e noi staremo proprio insieme. Perché? Perché, dice, lei ha le preferenze. C'ha le preferenze. È vero, ce l'ho. È inutile nascondere. Dice, c'ho le preferenze. E sono preferenze non dettate da umano, da sesso umano, sono dettate da motivi soprannaturali. Ma chi è più insidiato oggi nel mondo dei nostri giovani? Chi è veramente che rischia grosso oggi in mezzo alla società moderna? Chi è che è sbandato in una società di pazzerelli come siamo noi? Perché questa società non l'hanno fatta i giovani, l'abbiamo fatta noi, perché l'abbiamo voluta noi. Perché io vi rammento, vi ricordo come voi, forse se io vi butto là un pensiero, vi ritornerà anche alla vostra mente, quando dicevamo bisogna diventare un popolo più civile, dobbiamo prendere a modello i paesi del nord, della Svezia, quelli sì che sono paesi, là veramente. E poi dietro è venuto tutto il nostro rivolgimento, ora, giornalisti, sociologi, politici, quelli poi sono matti del tutto, quelli sono pazzi, rifrullati, avete visto come si fa il frullato? Quelli proprio sono frullati, perché però non ci si intende, ma lasciamo fare. Ma questa gente oggi ha tutta una preoccupazione, la droga, la corruzione, lo sbandamento, e chi provvede a questa gente? Già, ora ci vuole bene. Bisognerebbe ci fossero più preti, ci fossero più educatori, ci fossero più gente che sta insieme con loro. E allora ecco perché dicevo, bisogna che io abbia una preferenza, ma non me l'ha detta il cuore, basta. Lo diceva la seconda messa stamattina, proprio a Torri. Io nella mia vita ho avuto tante fortune, ma c'è stata anche questa, che un giorno, sono partiti i salesiani da finire. E il proposto è rimasto male, e tutto il paese ha pianto perché partivano i salesiani. Perché a Figline Salesiani c'è il Don Bosco, quando è venuto proprio a Figline per fondare a Viesca una scuola agricola. Poi per varie ragioni la contessa Nenni non poté dare questo testamento, smarrirono il testamento quando morì, e quella fattoria non fu data a Don Bosco. Però Don Bosco è rimasto lì. I giochi che si giocano ancora con le palline in vetro o di terracotta, dice che l'avesse in tasca Don Bosco, che quando è arrivato lì a Figline e ha visto i ragazzi che giocavano nelle strade, si è messo anche lui a giocare con queste palline, e quel gioco che è diventato una delle caratteristiche del paese è stato portato da Don Bosco, erano partiti salesiani. Allora bisognava aprire questo oratorio, e il proposto insieme alla maestra Tognacini mi ha detto, tu dovrai aprire alle 9 tutte le domeniche, suonare la campanina e aprire il cortile perché ci siano i ragazzi. E per diversi anni un ragazzo, senza avere nessuna esperienza, senza sapere che cosa faceste, ma Don Bosco rideva e diceva, ci penso io a te, ci penso io, e guarda un po', quando sono invecchiato, mi ha dato un pochino del suo spirito. E oggi mi torna in mente quello spirito di Don Bosco, che io, senza saperlo, direi vedevo negli anni della mia fanciullezza, oggi ha fatto rifiorire anche la pianta del mio sacerdozio. Io ho finito, ma scusatemi, ma che cosa si propone, priore, dopo aver fatto queste cose e poi unire tutte queste parrocchie? E ora ce ne danno un'altra, ragazzi. Infatti il vescovo verrà fra noi e ha detto che anche la chiesa delle corti dovrà, non per celebrare la messa, perché sennò io faccio il messaiolo, invece non faccio altro, ti dico messa e basta,
Ma però non è questo, dice, perché questa è una chiesa qui nella nostra vallata, in questo nostro altopiano, e bisognerà tenerne di conto, perché è stata rimessa dalle Beati, e quindi prenderemo anche quella chiesa lì, perché oggi il prete non dovete desiderarlo più come ministro di una chiesa, ma come prete di una zona, perché i sacerdoti sono, e fate che ci sono laici, perché ci sono i laici, e che volete, sta senza padre una punta. E voi non dovete lavorare nella chiesa del Signore, e allora nessuno si può ritirare indietro. Io vedo che tutti i sacerdoti, anche quelli più validi oggi, come ci sono in tante parrocchie importanti, hanno tanti collaboratori, e anche noi nel nostro piccolo, anche perché il prete sta invecchiando, dice invecchierei, ma insomma un po' brontolone sta diventando, e allora ha bisogno della vostra collaborazione. È chiaro che ci sia quello che prepara l'altare, quello che prepara la chiesa, che pulisce gli oggetti sacri, che ci tiene a posto tutto, ma che prende cura anche, e ci vuole un po' di spirito sacerdotale. Io ora ho bisogno di finire, ma di questo spirito sacerdotale, perché ognuno di voi deve avere un po' di spirito sacerdotale, perché avete ricevuto anche voi il sacerdozio laici, come lo chiamano i teologi, ma avete ricevuto una porzione del sacerdozio di Cristo, perché tutti siamo partecipi, non sarà un sacerdozio ministeriale, ma in qualche momento voi dovete avere lo stesso spirito del prete, perché con lo spirito sacerdotale allora si risolvono i problemi delle parrocchie, si risolvono i problemi pastorali, allora si fa della nostra parrocchia una famiglia. Eccolo il sogno, ci sembrava impossibile che non tornasse fuori, perché un sogno è proprio questo, poter arrivare, già, ho fatto un sogno, finisco con questo, e era un sogno strano, ho visto a un certo momento un predino, poco convento, questo predino vedevo che camminava per le strade del suo paese e a un certo momento aveva nel cuore un desiderio, questo predino diceva tutte le volte che parlava, che incontrava la gente, sai, bisogna fare una bella famiglia, sai, bisogna fare una bella famiglia, e così che è riuscito questo predino con tanta difficoltà a creare una piccola famiglia, era la famiglia del suo popolo. Allora tutti lo guardavano, tutti sorridevano e tutti lo invidiavano e tutti dicevano, ma com'è bravo quel predino, ma guarda, è riuscito a fare una famiglia ed era la gioia e la consolazione di tutti, perché tutti vedevano che era riuscito. Poi a un certo momento, quando io godevo di questa realizzazione, mi sono svegliato e ho capito che era un sogno, ma mi sono anche ritrovato con questo pensiero in testa, ma chi era quel predino? Chi era quel prete scalcinato, quel prete matto che voleva fare della sua parrocchia una famiglia? Beh, io non sto a dirlo, mi ci sono rivisto, mi ci sono specchiato e ho detto, vorrei essere anch'io e potrei fare come quel prete di una parrocchia. Grazie di essere venuti oggi, grazie perché vedo tanta gente, ci sono anche quelli della Croce Rossa, che amici, perché mi hanno dimenticato che sono il capellano spirituale anche della Croce Rossa, ma guarda tanti impegni. Ma quello che c'è scritto alla porta non è vero, ve lo traduco io, non è sua eccellenza, senza esperienza, cioè dire bel novizio, insomma un signore novizio, capito? Ma quello dico un po', quello che è importante, sapete che sono pronto, è che siate venuti e ci si stringa insieme e ora si continua e si finisca la celebrazione della Santa Messa. Sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue. La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Me ne sono dimenticato, ma dobbiamo recitare la legge d'eterno per tutti i nostri cari e tutti, per il mio padre, mia mamma, e poi per tutti i miei parenti, per i vostri, per le persone che ho conosciuto, a cui ho voluto tanto bene, per i miei parrocchiani, per quelli che ho seppellito ora di recente, e per quelli che porto tutti nel cuore. Forse non vi sembrerà, ma non sono poi per lo spaccio e pensate. C'ho anch'io abbastanza sentimento. Forse lo leggerete fra le righe di certe pagine che scrivo e soprattutto di certe poesie che sto componendo, che traducono però in vita quello che è tutta la mia esistenza. Quindi diciamo proprio con tutto l'affetto. L'eterno riposo, la Signore, Amen. È stato dato molto di fogli, scusate, questo mi interessa, guardatelo bene, perché è il censimento della nostra parrocchia e i dati li vedrete da voi, semplicemente questo, la nostra popolazione non sta diminuendo ma sta crescendo, nell'arco di 2 anni è cresciuta di 100 persone, quindi siamo non più 505 ma abbiamo superato le 600 persone divise in 180 famiglie, questo grazie alla popolazione che si sta stabilendo sia a Bolognano sia al piano regolatore che vede la costruzione a Torri e anche a Bombone, quindi nell'arco di qualche anno saremo senz'altro 700-800 persone e questo per noi è già un impegno ancora più grande. Poi mi è stato dato questo, ecco qui c'è un po' la storia della nostra parrocchia, vorrei spiegarvi semplicemente cosa vuol dirci questo segno qui. Questo è il segno dei longobardi quando morivano i loro soldati o i loro familiari e dove avevano il cimitero ponevano delle pertiche con sopra una colomba, simbolo dell'anima. E siccome qui la zona è longobarda, quindi sicuramente c'è stato un cimitero longobardo, tanto è vero che San Piero si chiama San Piero in Perticaia, cioè dire per le pertiche che indicavano dove si trovavano le tombe, con questa colomba che è il simbolo dell'anima. Poi lo ritroverete riprodotto questo frontespizio proprio in fondo, con questi caratteri che tipograficamente sono chiamati caratteri longobardi. Poi ci sono le nostre chiesette, tutte ben disegnate artisticamente, poi c'è anche l'illustrazione del nostro racconto, poi mi rivolgo soprattutto ai miei ragazzi, c'è una lettera per voi, che ognuno di voi dovrà leggere personalmente per conto suo e meditata, è intitolata semplicemente così, cari ragazzi. Poi c'è anche per voi, c'è una preghiera perché si sia una famiglia sola, poi c'è una dichiarazione d'amore, una dichiarazione di amore alla parrocchia, e poi c'è un ringraziamento al nostro Signore perché mi ha fatto prego. Grazie a voi, ora di tutto, buon appetito, andate via, non ci commuoviamo a tutti.